Amici di Formula Italian Team, buonasera e bentornati. Terza edizione dell'Easter Egg Race qui su Formula Italian Team, un format molto molto particolare che quest'anno si ispira molto a quanto abbiamo visto nella Pandoro Race e che tra pochissimo andremo a snocciolare. Come sempre, la voce che vi parla è quella di Raffaele Lelli, per voi Hiroshi, insieme a me a commentare questa serata che poi vedremo voi quando vedrete sui nostri canali Twitch e YouTube. C'è il sempreverde splendido, magico Ernesto Coppola, per voi, Mister X. Ciao Ernesto, buonasera. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Molto bene, come vedete sulla destra è un po' risicata la griglia, ci sono state diverse defezioni proprio nel finale, tra cui lo stesso Ernesto che è qui con noi. Sentite però subito rombare la Ferrari F2004. Abbiamo tre diversi tipi di vetture su tre diversi tracciati che andremo a scoprire tra pochissimo. Lo stiamo per vedere in realtà con Emma Felix, che tra l'altro è scattata dalla pole. La griglia è casuale, così come è accaduto nella Pandoro, e così come è accaduto nella Pandoro avremo tre gare al 25%, tre vetture con la Ferrari F2004, 2004, la Renault del 2006 e la Williams BMW del 2003. Come abbiamo appena visto dall'onboard di SNAM, layout corto, quello che viene denominato circuit paddock di 3 km e 705 metri. Qui hanno corso nell'edizione 2006 e 2008 il Vuoto International, quindi un campionato abbastanza di rilievo, con la 400 miglia del deserto. Se non vado errato, la titolazione era un qualcosa, la Desert 400, pardon, era una titolazione del genere. E Ernesto, splendide, insomma, questa telecamera non aiuta perché ci sono diversi cartelloni, però splendide le vetture, soprattutto la Ferrari, siamo un po' di parte, però anche la Renault, visto che quest'anno è anche tornato in pista Alonso, è essenzialmente il casco di Alonso fatto vettura, e poi anche di Lecce che subito mostra la personalmente fantastica, il personalmente fantastico marchio BMW. 14 giri che partono tra pochissimo. Ernesto, sarà una gara, una serata molto for fun, molto serena, con 10 piloti che però spaziano un po', perché insomma c'è il campione della Pro League, Emma Felix, di Lecce in Master League, che pistona il buon Luca Flaminio, che anche lui è tornato al successo a Singapore questa sera, no, questa sera, quest'anno nella Pro League. E Daniele Play, tra l'altro, che ha vinto da poche settimane la sua prima gara soffitta. Quindi c'è un bel menu per festeggiare queste vacanze pasquali con la terza edizione dell'Easter Egg Race, il Gran Premio del Bahrain sul circuito breve che sta quindi per partire tra pochissimo. Con la grafica non ci aiutiamo con le gomme, poi ovviamente c'è il monomescola, quindi tutti quanti hanno la gommatura e non ci sarà la sosta. Subito lotta tra Stam ed Emma Felix, con Stam che viene coperto nei confronti di Emma Felix, che guida il gruppo in prima posizione. Dall'esterno la Renault di Mr. Crew riesce a sopravanzare di Legge. Attenzione adesso perché c'è il richiamo stretto di curva 3 con di Legge che si lancia nei confronti di Mr. Crew. Arriva un piccolo contatto, è arrivato anche lungo Emma Felix, si è distratto. Allora ringrazia Stam per prendersi la prima posizione, e i piloti che hanno guadagnato diverse posizioni. Ovviamente Luca Inno, che scattava tra l'altro dal settimo posto, Mickey Mann ha perso addirittura 4. Continua ad esserci tanta lotta con una telecamera e non aiuta, si è girata una Ferrari, quella di Emma Felix. Un disastro questo avvio per Emanuele Felicella. Era quello che temevo che succedesse in curva 3, visto che il circuito è la versione breve, Sì. e non tutti i piloti sono abituati a fare quella svolta a destra così imprevista. Ha una vettura che potrebbe permettergli comunque di recuperare. Intanto davanti Luca Inno, già in seconda posizione, fa fruttare la scelta di aver utilizzato la Ferrari, che ovviamente sul dritto è un mostro di velocità, ma nonostante ciò di Lecce arrampica dall'esterno. Bello questo duello, bella questa immagine. 2003 La versus Williams 2004 a confronto. arriva prima rispetto alla Ferrari alla velocità massima, e siamo lì tra Ferrari e Williams, Un po' più mentre su questa scorbutica, pista, ma anche Stam, che gran traverso. Bella questa telecamera, mamma che belle, belli questi. quella che soffre di più tra le tre auto è sicuramente la Renault del 2006, soprattutto su questa pista. Daniele Play va a sopravanzare un pilota non da poco, Luca Flaminio, che tra l'altro resiste all'esterno. Non ci sta, si tiene la quarta, pardon, momentanea posizione. Emma Felix comunque è scivolato in decima posizione dopo quel testa coda. Potrà, come detto, quindi risalire, soprattutto nei confronti dei piloti che utilizzano la Renault. Uscito male Daniele Bell, si espone addirittura all'attacco nei confronti di Mr. No, è Crive. impossibile. Sul dritto proprio no. Dalla sesta posizione in giù ci sono tutte Renault con Mr. Crive. Mica mai un triello con Mica mai di Erlong e Tumi, che forse è andato a tamponare tra l'altro di Erlong in staccata alla penultima curva. Lotta proprio in casa Renault con Long che mette nel mirino Mica mai. Da dietro assistiamo a questo duello con Tumi. Long avrà la virtuale Un lungo traiettoria Luca Inno. esterna.
Den allora continua la sua lotta con Di Legge. Dall'esterno Long ci prova nei confronti di Michemai. Bacino al posteriore da parte di Tokumi, che nei confronti di Mattia Michelangeli riesce a passare. Quindi Long va lungo in questo momento. Tokumi, che Tutti credo lunghi. sia stato tamponato in realtà da Emma Felix, poiché ha rotto l'ala. Sì. È troppa potenza in più rispetto all'Arenoia arrivato addosso di colpo. In realtà quella curva non sai dove devi frenare, anche perché è un angolo 90 gradi strettissimo. Con la Ferrari poi fa particolarmente fatica a trovare una buona frenata, se non hai bilanciato bene la ripartizione di frenata. Tanto si è un po' staccato di Legge nei confronti di Lucain, quindi si espone al suo compagno di vettura, almeno per questa gara, ovvero Luca Flaminio, che mette nel mirino il pilota Luigi Di Legge e sfrutta tutta quanta la scia, quanto è bello il marchio BMW sul volante della vettura. Profondissimo in staccata Luca Flaminio, credo sia anche Di Legge che non abbia voluto rischiare, anticipato di qualche metro la staccata per curva 1, poi come detto si entra, si taglia un po' il Di circuito tutto traverso T2 di e Decce. la inserisce un po' alla Ken Block. Sarà bello anche Eh sì. domani, quando ci sarà la sfida tra Fit versus Liga, poiché saranno due zone di DRS, quindi quella che porta a curva 1 e poi questa che porta a curva 5, quindi dopo aver subito un sorpasso si potrà replicare. Poi dipende anche molto questo domani da quando voi vedrete questo restream, dicevi Ernest? Dicevo che la difficoltà della Williams è proprio l'inserimento in curva, perché dato, vabbè, l'ho provato tutte e tre perché mi ero preparato, tra virgolette, alla gara, e ho notato che in fase di frenata tende a scomporsi di retrotraino la Williams rispetto a sia a Ferrari che a Renault. Eh sì, tra l'altro c'è da ricordare che i piloti utilizzano il setup fisso, non, nessuna modifica, quindi che possono fare. Credo, nonostante comunque il setup fisso si possa modificare poi in pista il bilanciamento della frenata, quindi magari Sì, spostarlo un po' bilanciamento della sull'anteriore. frenata e ripartizione, no, Il bilanciamento differenziale della sarebbe, frenata vero? e il differenziale, sì. Molto bene, è tornato. Più che altro resta sempre lì, ma Felix, vista la grande velocità sul dritto nei confronti di Tukumi, che sorprende un Daniel Bay in quinta posizione che va a caccia di Luigi Di Legge. Al momento in quarta, ha avuto un po' di sottosterzo di Legge, un po' come Flaminio in realtà nella precedente tornata, ancora sottosterzo da parte di Non la Luigi. puoi fare in non la puoi fare in pieno, quella curva devi parzializzare con l'Albans. Non so se ha riportato un piccolo danno oppure non si sta trovando in questa fase di gara, poiché era vicino a Lucainno, si è allontanato tanto da Lucainno, ha subito il sorpasso da Flaminio. Flaminio è scappato, ora è arrivato anche Daniele Dei, che mette nel mirino la virtuale medaglia di legno. Prende Però tutta la scia. come sai, queste vetture sono molto diverse dalle F2020, Tanto Emma Felix sul 1 dritto, credo, si riesce a sverniciare completamente Tukumi, che ricordiamo tra l'altro, abbiamo detto il setup fisso e non ci saranno nemmeno le soste, almeno vediamo Emma Felix che ha il danno, però può proseguire almeno per cercare di sopravanzare lei e Renault davanti a lui, soprattutto per il discorso della griglia invertita, e quindi vedrà i primi 10 al traguardo. Adesso, primi 10 perché sono 10, tutti quanti quelli che arriveranno al traguardo poi si invertiranno, tranne i ritirati o gli squalificati. Io ancora credo sia arrivato un avviso per Daniel Play, sono arrivate intanto le Non penalità ricordo per Crive, Long, ma Felix e Tukmic, Vicci. se abbiamo detto quali altri saranno dopo, No, non che l'abbiamo saranno dopo di detto. questa. E ecco, sono particolarmente curioso di sapere quale vettura sceglieranno i piloti che adesso stanno in pista con la Renault per il tracciato di Austin breve. In effetti non è un circuito molto molto tecnico, una sorta di kartodromo. Ci ho girato per l'evento contro i ragazzi del Liga, con le auto multigiocatore, ed è molto molto divertente come tracciato. Sei sempre in curva, credo andremo anche a surriscaldare forse ogni tanto, però è molto divertente, soprattutto uno dei ritagli, ecco, essenzialmente c'è una svolta secca verso sinistra, proprio al centro dello snake, quindi arrivi lanciato, e all'interno di questo layout breve c'è anche una piccola chicane che poi ti riporta sul rettilineo, una curva strettissima a 90 gradi, anche lì è facile arrivare lunghi, e poi inizia il fine T2, inizio T3, classico del circuito delle Americhe, del Texas, quindi molto molto divertente, vedremo quel che sarà, e quindi una scelta di avere una vettura più stabile come la Renault.
lì essenzialmente andrebbe a pagare piuttosto di una Williams così scorbutica che stiamo vedendo, soprattutto in impostazione di curva. Se sceglieranno la Williams, vi faccio i miei più sentiti auguri. Beh, la prossima sarà Silverstone breve, quindi credo che chi non si è giocato la Ferrari qui la vorrà utilizzare lì, visto il lunghissimo rettilineo. Anche lì, appena si esce da curva 3, ci si lancia subito sull'Hunger Straight. Ma Felix intanto va a sverniciare, mica mai, ed anche di Erlong. Eccola qui la potenza della vettura del cavallino rampante, che sul dritto riesce a sopravanzare le due Renault, con mica mai Sì, Erlong costretti ad accodarsi. sia Williams che Ferrari guadagnano circa 20 km/h sul dritto sulla Renault. E ricordiamo che qui non c'è il DRS su queste vetture. Abbiamo E visto l'inerzia. dall'onboard di Long come è scappato via in trazione Emma Felix, e quindi si lancia, va a caccia di Mr. Crive, poi dava troppo lontano. In realtà Daniel Craig però prende tra l'altro ora una penalità. Intanto mi aggiorno con le grafiche. Ok, perfetto. Adesso le abbiamo in sovraimpressione. Un po' di sottosterzo per Emma Felix, come detto, prosegue con un danno pesante però. Però la Renault porta tanta velocità in curva rispetto Ferrari e Williams, solo che poi paga tutto. Molto bene, allora torniamo davanti a dare anche un po' d'onore a Stam, che si è preso la prima posizione nei confronti di Emma Felix per una serie di errori da parte di Emma Felix nel corso Di del legge primo giro. errore, e Oh, viene sorpassato da attenzione! Daniele. Quindi di Ah, scodato in legge uscita, in che... Ah. trazione. Uscita da curva 3, ecco, immagino. Sì. Una piega insidiosa esordisce e crea anche qualche difficoltà. Esordisce, insomma, negli eventi fit e crea anche qualche difficoltà di legge, anche leggermente lungo. Devo dire che i cartelli messi lì, le bandiere messe in mezzo alla curva, in mezzo proprio al campo visivo, ecco, della telecamera, tra telecamera e vettura, non aiutano ancora. Scondola molto in staccata il posteriore della vettura di legge. Daniele Plani in questo momento quarta posizione con 4 giri al termine, però Daniele ha una penalità di 3 Attenzione, secondi. ma Felix sta per sorpassare Mr. Crive. Ha trovato un po' di equilibrio nonostante il danno all'ara. Allora Emanuele Felicella, il campione in carica della Pro League, che va a sopravanzare Mr. Crive, Marco Crivellaro, in veste di Renault, però militante in Sport League in questa sua stagione con Emma Felix, quindi sale in sesta posizione. Adesso però 6 secondi sono troppi, attenzione perché va anche leggermente lungo. L'incrocio brillante da parte di Mr. Crive, che si riprende la posizione, ma adesso lo vedremo sul dritto quanto ne avrà di più. La Ferrari è piantata, la Ciao. Renault in confronto. È poco da fare. Sì, è arrivato a 300 km/h così prima. Tirerà ancora e ti ferma dov'è? Molto bene, quindi vado anche a Intanto. sistemare un attimino il discorso con chi ha utilizzato cosa. Quindi Emma Felix, Luca Inno Sì. e Stem hanno già utilizzato la Ferrari, quindi gliela andiamo a cancellare perché, come detto, i piloti dovranno utilizzare in questi tre tracciati differenti tutte e tre le vetture. E mica mai invece ha utilizzato la Renault. Crive, anche lui è in vesti Renault. Long Tunic Renault. Perfetto, quindi abbiamo Renault per Long, mica mai, Mr. Crive e Tokumek, Ferrari per Emma Felix, Luca Inno e Stem, tutti gli altri invece con la Williams. Esatto. Molto bene, grazie E di mille. legge c'è cioè, Daniele Frey sta per Eh sì, è sul raggiungere i filo. 3 secondi di vantaggio su legge. Iniziamo un giro onboard con Simone Fracchiolla, in arte SDEM, foto della F2004 sul circuito del Bahrain, nel paddock circuit, staccata di curva 1 intorno ai 100 metri, un po' prima, arriva un po' piantata, addirittura ha messo la folle, un piccolo errore da parte di Simone, poi eccola qui su un po' strettissima. Sono abituati a usare l'ottava su due rettilinei, Anche. quindi riscalano una di più. Abbiamo visto quindi il layout breve, la svolta secca dall'onboard di Sram, poi layout classico qui, il finale del T2 in salita verso sinistra, poi grande, intanto controllo
da parte di Sam in trazione, scivola un po' il posteriore. Credo che anche a livello con le gomme siano un po' tirati i piloti, perché 14 giri, una 25%, non so quanta sia l'usura al giro, però Sam sembra un po' ballerino con il posteriore. Non l'ho provata usura, però proprio la Ferrari che è ballerina in trazione, anche perché quando scarica i cavalli a terra si fa sentire. Intanto è arrivato il giro veloce da parte di Stem in 1.01.928, almeno dalla grafica l'abbiamo avuto in questa tornata. Dobbiamo ricordare che fare il giro veloce non serve a niente, no. Esatto. Classifica con avrebbero preso punti in 18 per il sistema punti che avevamo inserito, e purtroppo a livello organizzativo siamo arrivati un po' con l'acqua alla gola, nel fatto che i campionati ci sono stati fino a ieri essenzialmente, con fino all'altro ieri, perdon, con la Pro League, quindi anche i piloti che si sono resi disponibili a correre, a essere ligi al dovere in questa Easter Egg Race, li ringraziamo, e finora stanno venendo fuori anche, almeno questa è stata una prima gara abbastanza divertente, ecco, con una buona differenza di vetture. Insomma, abbiamo avuto 3 Williams e Ferrari e 4 Renault, quindi abbastanza bilanciata la situazione, non c'è stato la vettura X è la migliore per questa pista, è stata abbastanza bilanciata. In teoria la vettura Ferrari è la migliore di tutte e tre, però uno deve fare delle scelte. E ti posso dire che il primo pilota con la Renault gira 2 secondi più lento rispetto a Sam, che ha fatto 1.01.9, mentre Crive ha fatto 1.03.9. Quindi Crive che comunque hanno mantenuto un ritmo abbastanza simile, nonostante ma Felix ha portato un po' di scompiglio quando gli è andato a sopravanzare. Il pocherino dei piloti con la Renault sono abbastanza vicini, c'è cioè Long che è sempre stato in zona di DRS tra virgolette con Michemai, prima Long dietro a Michemai, adesso Michemai dietro ad Andrea Lungagnani, che era abbastanza simile, quindi tra i due vedremo poi con il miscelarsi nella chi scende da una vettura sale sull'altra, e vedremo come salteranno insomma un po' le carte in gioco. Luca Inno, speriamo che nella prossima gara, tanto è l'ultimo giro, quindi Slam va sotto la bandiera a scacchi, vince questa prima gara con la Easter Egg Race del 2021 a bordo della Ferrari F2004, podio con un 1-2 Ferrari essenzialmente, con Slam davanti a Luca Inno. Terza arriva la prima delle BMW Williams, quella portata da Luca Flaminio, che prende il gradino più basso. Medaglia di legno per Daniele Play, splendido nei confronti di un Dileggia, è un po' appannato poi nel bravo nello start, poi insomma già dal quinto giro ha sofferto forse un po' l'impostazione della vettura, il modo di guida da parte della vettura. Emma Felix con la Ferrari in sesta posizione, settimo Crive che per le penalità parte la settima posizione, quindi davanti a lui ci va Michemai, e se non vado errato anche Long ha sopravanzato, sì, Mr. Crime Long dietro, quindi no, settimo no, Michemai la... Sì. Settimo Michemai, credo, ottavo Long, nono Crive e decimo Tugumi, che con la griglia invertita avremo quindi la prima posizione per Michael De Benedetti. Tugumi 46, ci andiamo a gustare quindi il podio, intanto con il gioco che ha dichiarato Luca Flaminio, Fit Flaminio, il driver of the day, insomma il pilota che ha compiuto più sorpassi, ha guadagnato più posizioni rispetto allo start. Allora avevo visto bene, Long nono e Crive ottavo, perché pure Long aveva 3 secondi di penalità. Ah ok, perfetto, quindi prima fila che sarà con Tugumic e Long. Allora intanto festeggiano i ragazzi per questa prima gara con la Easter Egg. La differenza tra il giro veloce della Ferrari e della Williams è solo di mezzo secondo più o meno, mentre siamo ancora sul Renault podio, era molto dietro. Eravamo sul podio, okay. C'era sulla sinistra, credo, Andrea Badolato ad applaudire ragazzi per il trofeo costruttori, prendo tutto io. E andiamo a vedere quindi adesso, appena il gioco carica, visto che siamo in una bellissima schermata nera che ci dice attendere, noi attendiamo per andare quindi a snocciolare i giri veloci dati per questa prima gara con l'Easter Egg Race. Poi a livello di montaggio per voi non sarà nulla, noi ci prenderemo una piccola pausa per ricreare la stanza, impostare la griglia, andare sul circuito di Silverstone. Breve ovviamente a livello di layout, vediamo quello che ci diceva. Me l'ha tolta subito la schermata, perché? Beh, la mettiamo in fase di montaggio. Vabbè, che esatto. Stoppiamo lì, giusto, giusto. Perfetto, quindi per noi una piccola pausa, ci vediamo tra pochissimo.
Sdem Lucaino Flaminio, Daniele Predile, Gemma Felix, Mickey Mai, Mr. Crive, Dear Long e Tugumic. Questi 10 classificati in gara 1 in Bahrain, invertiteli e avrete l'alba, non solo quella che vediamo nel meteo qui a Silverstone, a livello di orario, si è deciso questa particolarità. Come vedete sulla sinistra c'è un po' di foschia inglese, quindi un po' atipica come situazione, però particolarmente simpatica. Come vedete, invertite quindi questa classifica, avrete la griglia di partenza per questa gara 2 sul circuito breve di Silverstone in Gran Bretagna. Ernesto, qualche curiosità per quanto riguarda le scelte da parte dei piloti? Notavo che allora, per questa pista la vettura migliore da scegliere è sicuramente la Ferrari del 2004, che è l'unica che ti permette di fare curva 1 in pieno, praticamente, in soldoni. Cioè, faccio uno squalifica intanto la sessione per Tugumic. E mi sorprende molto la scelta fatta da alcuni piloti che si porteranno la Williams per il prossimo circuito di USA. Molto bene, purtroppo non bene per i primi due, quindi Tugumic e Long che si sono distratti. Non ho fatto caso se nel tratto che essenzialmente taglia tutta la fine del T1 ed inizio del T2 ci porta direttamente sull'hangar straight. Comunque stiamo togliendo quindi le vetture che stanno utilizzando, ecco i piloti della lista per essere sicuri che sia tutto quanto corretto. Quindi abbiamo Sdem, vincitore di gara 1 in Williams, che scatterà dall'ultima posizione. Lì in prima fila avremo la Ferrari con Tukumic e Long con la Williams, poi Carrive con la Williams, Mickey Mai con la Ferrari, la Renault da parte di Emma Felix, poi di Legge con la Ferrari. Vedremo quella che sarà, come detto, una griglia di partenza molto corposa, molto colorata. A livello di strategie sicuramente vedremo una sosta, togliamo le grafiche così potremo gustarci l'avvio di questa gara 2 per la Easter Race 2021. Credo sia partito discretamente male Tukumic, perché sono addirittura in 3 in curva 1, in 3 con le due Williams dall'esterno. Rimane lì Tukumic con la Ferrari, che si vede sverniciato da Dier Long. Grandissima partenza a parte del dottore, che si lancia poi qui, lo vedete, in questo taglio per poi arrivare nell'Hangar Street e Devo quindi subito fare lotta. molta attenzione qui in questa curva che è in uscita d'avviso molto facilmente. Guarda Long, come scappa, come si sposta sulla destra, cioè, per favore no, non prendetemi. Ci provo intanto subito di legge nei confronti di Mr. Crave. Credo potrà avere delle occasioni per difendersi abbastanza bene, però la Williams, se raggiunge più rapidamente la massima velocità. Un Sì, piccolo contatto tra Mickey Mai e Crive, tra l'altro, nelle ultime curve. Circuito, sì, cioè la Williams come caratteristica è quella di raggiungere prima la velocità di punta, la velocità massima. Da Ferrari ci mette qualche metro in più, però sono lì in termini di velocità. Il problema lo fa la percorrenza di curva, cioè il problema per la Williams lo fa la percorrenza di curva, che è molto ballerina, è molto più rapida quella della Ferrari. E allora credo non ci sarà partita per Emma Felix, cioè in No. decima posizione, credo sia l'unico con la Renault, se non vado errato, perché Sì. Lucaino dovrebbe aver scelto anche lui la Williams. Ci prova e tiene ancora botta per ora di Erlong. È già un successo aver resistito due tornate sull'hangar straight, va un po' lungo, un po' tanto lungo, sgondola Attenzione al per rientrare in rientro. pista e si infila subito Tukumic dall'esterno, profonda la staccata a parte di Erlong che non ci sta, tenta di tirare su un fortino marchiato Williams BMW. È arrivato anche di Oh, Lecce. larghissimo. Tutti larghi, ho visto. 45. Ah, arrivano Età per anche 3 Long, secondi di 3 penalità secondi. per Long. Un triello di Ferrari. Di Attenzione dall'esterno di Lecce! Lecce su Tugumic che ci ha provato. La tiene? Di Lecce in curva 2 ha Sgondola un po' spinto la vettura. Vado Tukumic da dietro. bandiere gialle con Lucaino che Lucaino. probabilmente è finito in testa coda. Sì. Continua la lotta sulla gastretta, non ci sta Long, non vuole dare la scia a nessuno e c'è lotta anche tra Tukumic e Mickey Mai, con Tukumic che ha la Andiamo. traiettoria esterna, Mickey Mai che dall'interno si infila e sopravanza il suo compagno di mille lotte. Attenzione. Daniele Play con Crive, Crive che si difende, sta ovviamente arretrando, Tukumic e Mickey attenzione! Mai affiancati all'ultima curva. È stato un grande sovrasesto da parte di Daniele Play, che stava rischiando di essere centrato da Sdem in uscita dalla Vale, dalla chicane finale. Bravi ragazzi ad evitare questa situazione di pericolo. Sta arrivando anche Flaminio su questa lotta intestina tra Mickey Mai e
E tu come che si continua. Eh sì. Ah no, Daniele Pecca ha perso la posizione nei confronti di Stam, che ha approfittato un po' della parapiglia, larghissimo. Intanto Mafalix con l'Areno tenta di fare le curve come può per tenere botta. Lì attenzione, un decimino tra Long e Di Lecce. Continua la lotta Flaminio con si è infilato Flaminio. su Tucumic, sì, alla stupida. Intanto Daniel Play risopravanza Stam sul dritto, continua a tenere botta di Erlong, almeno ci prova a creare un po' di parapiglia, un po' di scombussolamento della situazione. Appena dietro Eloy arrivano tanti giri veloci, arrivano anche delle penalità, 3 secondi per ora per Tucumic, Stam e Dier Long. Per il momento con questi 3 secondi di penalità, Long dalla prima posizione scenderebbe fino alla quinta, attenzione con Di Legge che Tamponata, ha dimmi che provato vai. ad andare dentro a curva 3 per non toccare Long, ha frenato un po' di più e credo sia, non penso sia volato qualche flap, però ecco Di No, Legge no. è stato tamponato da Mike, ma Di Legge ora mette nel mirino Long, attenzione molto vicino. Seguiamo dal bordo di Mike Mike con Long dall'esterno, Di Legge all'interno, va profondo. Luigi Di Legge ottiene la prima posizione. Dier Long ci ha provato finché ha potuto. Non penso tenterà un tuffo scellerato. Qui all'ultima chicane, anticipa anche di qualche metro, l'ha staccato. Oppure Mike Mike va leggermente lungo, si fa sulla sinistra in ingresso della chicane finale per evitare di tamponare la Williams. Di nuovo l'arco all'ultima curva. Mike Mike, io Flaminio ricordo dentro. un'ultima curva che. Nei tempi d'oro, attenzione 3 secondi di penalità anche per Di Legge, in questo momento sarebbe primo, quindi mica mai. Ricordo l'ultima curva che i tempi d'oro, insomma, fino all'anno scorso ti dava 10 secondi, appena uscivi di un millimetro, quindi attenzione magari a non approfittarne troppo. Hanno sistemato altri 3 secondi per Long. Hanno sistemato i 10 secondi e adesso dall'avviso classico. Ah, ok. Molto bene, per ora c'è un po' di calma, vediamo Daniele Zei all'attacco di Mr. Crive. Marco Crivellaro che difende la traiettoria interna, che ruotata e va contro le barriere. Violentissimo l'impatto per Daniele Play che credo abbia anticipato la chiusura della curva. E è andata ad impattare con la posteriore sinistra di Mr. Crive. I danni sono accumulati, quindi non è arrivato il ritiro definitivo per Daniele Play, che comunque può andare ai box. Certo, la gomma è singola, una sosta è Beh, lunghissima, credo verrà sì, ma addirittura doppiato. meglio arrivare ultimo e Sì, partire infatti, primo portare primi. Anche lì è vero. che ritirarsi e partire ultimo alla Sì, prossima gara. assolutamente. Poteva andare decisamente peggio. Quindi, per Infatti. Daniele, in questo momento Long con i 6 secondi sarebbe addirittura dietro a Crive, credo, perché Crive è a 4 secondi a Tucumic, che sarebbe lì sul filo. C'è della lotta con Mike Mike che si fa vedere nei confronti di Long. Mike Mike non deve perdere troppo tempo con Andrea Longagnani, visto che Long ha 6 secondi di penalità, ma ne ha 3 invece Luigi Di Legge. Sono rimaste 6 tornate. Quindi per Mike Mike, se vuole vincere questa gara, deve passare il prima Attenzione. possibile Long. Bella la traiettoria studiata da parte di Mike Mike, però non è riuscito ad Si infila approfittarne. Ne Flaminio. approfitta allora Flaminio per andare dentro in curva 1. Si rispettano molto, lasciano il minimo dello spazio, però ci sta insomma in questa lotta per Altri 3 l'eventuale vittoria. secondi per Tumic. Arrivano 3 secondi anche per Lucaino. Insomma, i piloti delle retrovie stanno un po' soffrendo. In questo momento No, è molto. Lucaino, oh, larghissimo, intanto Tucumic stava finendo a Megaz essenzialmente. Esatto, ma si è preso pure un avviso, sicuro. Ah, vediamo 2-9 in questo momento. Di Legge è davvero un decimino dalla vittoria per questa gara 2. 2-7, ci aggiorniamo con il distacco dalla vetta. 3-1 il distacco tra Mike Mike e Luigi Di Legge, con Long che sta cercando di difendere la seconda posizione in pista, ma così facendo sta favorendo la fuga di Di Legge verso la vittoria, nonostante i 3 secondi di penalità per Luigi. Ancora un corpo unico, le due Ferrari di Mike Mike e Flaminio entrano in curva 1. La 2 è staccata della 3 con Mike Mike che non riesce a portare un attacco qui nei confronti di Long, la staccata della 3, quindi magari non ce l'ha mai fatta, potrebbe essere un punto a sorprendere il pilota della Williams, che di nuovo si fa tutto sulla destra, tenta di difendere come può questa seconda posizione in pista. A livello di velocità si ritaglia un varco clamoroso Mattia Michelangeli all'interno, resiste ancora dall'esterno, un Dier Long stoico, No. clamoroso. Vediamo se Flaminio subito si lancia all'esterno nei confronti di Long, che si ripresenta all'interno. Sulla sinistra di Mike Mai, ancora una Passato volta esce Flaminio. benissimo Flaminio che li brucia entrambi. Però attenzione, in tre, attenzione con mezzo vettura. Si spintonano fuori con Long che dall'esterno ha provato a ritagliarsi anche lui un varco nei confronti di Mike Mai. Viene trascinato nel sabbione, ne approfitta Tucumic addirittura per salire in seconda posizione. Sono in tre, parata Ferrari alla staccata di curva 3. Una grande serie di combinazioni
che ha portato quindi in questo momento Luca Frammino in seconda posizione, però a 6 secondi dalla vetta di Luigi Ghilegio. Hanno perso 3 secondi in quel duello. Peccato per Longhi, è scivolato anche in quinta posizione, in più con le penalità se la giocherà, ecco, per la settima piazza e per poi capire dove partirà per gara 3, ultima gara di questa serata molto molto vivace con i duelli in pista. E c'è da dire che su questo circuito girano sotto i 50 secondi, tipo sì? 45, 46. Ancora una volta tu, comunque molto vicino a Mike Mai. Eh sì, la Ferrari riesce a tenere molto bene la scia, soprattutto curva 1 e curva 2. Non risente tanto. Un po' di spazio anche a Stem e Luca Inno. Luca Inno che è riuscito a risalire nei confronti di Unema Felix, purtroppo in estrema difficoltà con la Renault. Eh sì, credo che a fine gara cambierà tutto, a fine gara, viste le penalità. È durata pochissimo questa gara, quindi il fatto che si gira sotto i 50 secondi. Siamo già all'undicesimo giro, terzo ultimo giro di questa seconda gara con l'Istrag Race 2021. Per il momento Luigi Di Leggio a guidare il gruppo, un podio abbastanza attenzione, altri 3 secondi e sono Flaminio 6. Che quindi è a 3 decimi dalla possibilità di vincere questo GP, e invece no, è a 3 secondi. Arriva l'avviso anche per Luca Flaminio, è tagliato curva 1. Ah, mannaggia. E quindi diciamo lo spauracchio per Luigi Di Legge rientra. Sarebbe stato davvero un bel finale di pochi decimi per l'uno o l'altro per conquistare la vittoria qui a Silverstone. Attenzione, quindi Crive, Stem, Luca Inno sono ingaggiati. Lotta per la sesta, Williams, settima, forse anche nona posizione viste le penalità. Vedremo che faranno poi il loro corso al termine del GP. Lotta comunque macchiata tutta a Williams. Crive ha toccato, pizzicato l'erba in frenata. Infatti l'abbiamo visto andare completamente nella traiettoria esterna, e quindi perdere davvero tanto tempo, fare troppa strada. Deve essere calmo, deve essere calmo, che è l'unico che non ha penalità. Andiamo a dare uno sguardo anche alle penalità per capire meglio. 3 secondi di penalità per Luca Inno, 6 per Stem, Long, Tukumic, Di Lecce, 3 per Mike Mai e Flaminio, 9 per Stem, 9 per Long. Vedremo la griglia sicuramente capovolta una volta che le vetture transiteranno sotto la bandiera a scacchi. Sta per transitarci sì. Luigi Di Legge per l'ultima volta alla Vail. Tanto Luca Inno si sopravanza con Stem, insomma un po' bisticciano. E ragazzi, mentre che Di Legge vince gara 2 con l'Istrag Race 2021, facendo anche registrare la migliore prestazione. Non conta per i giri veloci, però insomma sfrutta al meglio la possibilità di utilizzare la Ferrari. Chiudono al podio per il momento Flaminio, Mike Mai. Aspettiamo che tutti i piloti transino sotto la bandiera a scacchi per capire quello che sarà. Quarto Tukumic, quinto Luca Inno. Arrivano anche gli ultimi con la Williams BMW. Di Stem almeno in questo momento ci è dato in ottava posizione. Attenderemo la grafica finale, se questa volta riusciremo a vederla. Sì, perché un po' più Emma Felix ha preso 9 secondi di penalità proprio alla fine. Tanto 2 su 2 per Luca Flaminio, ancora una volta incoronato dal gioco pilota di giornata. In questo momento in questa seconda gara ha chiuso in seconda posizione. Comunque buono per lui, dopo il terzo posto in Bahrain arriva alla seconda posizione anche qui, quindi 3-2, vedremo come andrà ecco adesso la gufata, però ecco lui sarà obbligato ad utilizzare la Renault ad Austin, che come detto per la conformazione del circuito e le caratteristiche della vettura è la scelta almeno più stabile, poi non so se è più sensata direi, più che altro. Sì, perché ho provata, sul passo girerebbe un secondino più lenta della Ferrari, però è molto più stabile rispetto alla Ferrari. Molto bene, quindi Di Legge, Flaminio, Mike Mai a chiudere il podio, Tukumic, Crive a chiudere la top 5, poi Luca Inno, Dierlong, Stem, Emma Felix e Daniele Plec, che scatterà dalla pole position nella prossimo GP. Noi, come fatto in precedenza, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con la terza ed ultima gara di questa Istrag Race 2021. Tutto pronto per la terza ed ultima gara di questa Istrag Race 2021 con Di Legge, Flaminio, Mike Mai, Tukumic, Mr. Crive, Luca Inno, Long, Stem, Emma Felix, Daniele Plec,
classificati, 10 classificati in gara 2, che quindi si invertiranno di nuovo con la prima fila composta da Daniele Pérez e Mafaris, seconda fila per Stam e Long, terza con Luca Inno, Mr. Krev, quarta con Tucumic e Megamai, quinta ed ultima fila con Luca Flaminio e Luigi Di Lecce. Ernesto, cosa ci aspettiamo da questo GP? Tra l'altro molto cupo il cielo, il meteo è sempre stato impostato su dinamico, non è arrivata la pioggia a scombussolare, a creare ancora più panico per il setup predefinito, però le temperature basse, credo anche queste potranno essere un problema per i piloti che, come ci hai detto, hanno la Williams. Cosa ci aspettiamo? Tante difficoltà per chi ha la Williams, e soprattutto nella zona che taglia dalla S al lungo rettilineo, ex lungo rettilineo, e tante penalità più di quelle che abbiamo visto sì, a Silverstone. Ci arrivano ora i ragazzi con Emma Felix e dello Snake, era andato lunghissimo. Sembra che va largo in ingresso da questa sorta di variante che personalmente è molto divertente. Comunque, bella stretta, è divertente, è molto, sa molto di go-kart, ecco, quella parte del tracciato. Quindi, anche con l'ingresso dopo lo Snake, è particolarmente divertente. Devi prendere il tempo giusto e la traiettoria giusta, sia per inserirti a metà dello snake, per inserirti in quella variante, e sia all'interno che non puoi aggredire tanto i cordoli perché è gioco di bastona, e poi non ti dico quali vetture, ma ci sono due vetture che soffrono particolarmente i cordoli. In vetta alla classifica per vincere questo fantomatico uovo pasquale c'è Luca Flaminio con 42 punti, inseguito da Luigi Di Leggio a quota 41. Quindi, vista la Pandoro, visto che i ragazzi hanno partecipato, sarò io il primo a metterlo in palio, un uovo di Pasqua da mandare ai ragazzi che ci hanno fatto divertire in questa serata. Vedremo a chi andrà, vedremo se ci sarà la risalita da parte di Stem, che aveva vinto gara 1, ma poi solo in ottava posizione in gara 2. Fumano le vetture, davvero tanto. Il calore che esce dai tubi di scarico, essenzialmente dei motori. Inizia intanto gara 3, l'ultimo della Easter Egg Race 2021. Subito 4 vetture lì nelle retrovie con Mika Mike, che è partito male. Va bene invece ma Felix verso curva 1 nei confronti di Daniele Play, ma Daniele deve stare calmo poiché per Emma sarà una grande difficoltà questa gara, se non ha ben capito, ecco, le varie difficoltà che ha questa vettura. Subito nello Snake entrano addirittura appaiati lì dietro una Ferrari ed una Renault. Poi svolta secca verso sinistra con Stam che va leggermente lungo. Si è comportato per ora bene, ma Felix però i problemi arrivano adesso quando bisogna scaricare la potenza. Lì dietro si è girata la Renault di Lecce. Attenzione, che quindi scivola in decima posizione. E Flaminio è nono. Flaminio che va anche all'attacco No. nei confronti di Sì. Mike. Quindi attenzione a Stam che magari potrebbe fare un grande colpo per rientrare in lotta. Faccio adesso le difficoltà della Williams nella Hayden Hill. Ma Felix che si difende ancora nei confronti di Daniele Play. Poi curva molto prolungata verso destra, come citato in precedenza in memoria di Nicky Hayden da parte del buon Ernesto. Mamma! IndyCar, ragazzi, dove è andato Daniele? Mark, per favore, non guardare questa gara. Non guardare. Niente. Strano che non ha dato subito una penalità. Forse ci ha perso, in realtà, poiché. Grande staccata da parte di Luca Inno. Dentro in curva 1, in salita nella scalata di curva 1. Sale in seconda posizione Luca Inno. Nel mentre che Emma Felix ne ha approfittato per prendere un po' di margine. Lo seguiamo dall'onboard di Daniele Play. Lo Snake, un po' distratto, troppo vicino al suo compagno Renault. Mamma, quante 3 difficoltà per secondi. Daniele. È andato un po' nel pallone, credo, in questa situazione dopo quell'errorino. Bella anche questa telecamera fissa, puntata 3 sulle vetture secondi che anche per Luca serpeggiano. Inno. Attenzione, ne approfitta allora Ema Felix, dato sfavorito dalle statistiche, ma vista la vettura, ecco, più che dalle statistiche. Per ora chiuso, sta per chiudere il secondo giro, almeno sulla carta, con 3 secondi bonus. Ah sì, quello è sicuro. Però occhio a Long che risale con la Ferrari. Anche questo è vero, sì, comunque non è da screditare la grande velocità sul dritto da parte della vettura di Maranello, quindi ok, le difficoltà nel guidato anche qui, ma Felix è andato molto molto largo alla vecchia l'ex curva 19, segnò Vicinissimo Luca. dove i diversi direttori gara si sono appollaiati, ecco, nel corso inizio settimana con i vari campionati, con la Sport e la Pro League, vicino
Lucaina, però poi in velocità Emma Felix riesce ad allungare. Bisogna tenere d'occhio Long, che va leggermente lungo. Long che si porta nel luzzetto, Mr. Crive. Quindi attenzione, perché se non bisticciano troppo, ma ci sono ancora 11 tornate per puntare alla vittoria. Quando Crive che alza col piede per non tamponare Long, molto saggio. Guarda quanta velocità urlano le vetture, bellissimo. Mamma sì. Guarda quanta velocità porta la Renault in curva. Oh, 3 secondi di penalità anche per Di Legge. Di Legge ancora in decima in ultima dentro posizione, Luca. 4 secondi. Luca Inno è desistito alla fine. Vero tirata con i piloti tutti vicini ancora. Flaminio anche lui in ottava posizione. Flaminio che anche lui alla Renault sta anche lui marcando una Williams, quella di Mike Mai. Questo momento no, Stem è sesto, quindi sarebbe il vincitore Luca Flaminio di questa Easter egg race, perché Luca Inno ha sì ottenuto la seconda posizione, ma poi la sesta in gara 2, quindi sarebbe sul filo. Con la vittoria forse Luca Inno però se la potrebbe giocare. Poi faremo i vari calcoli, ecco, nel mentre che avremo i primi tre classificati con noi. Va leggermente lungo l'ultima curva Luca Inno, ancora una volta Long inizia a pressare, a mettere un po' di ansia. Primi tre classificati, credo un po' lungo Luca Inno, manca un po' il cordolo interno. Grande sovrasterzo di trazione da parte della Renault di Daniele Pei, che si vede negli specchietti una macchia rossa avvicinarsi tantissimo nello streak. Velocissimo nell'essa Ferrari. Ho un po' lungo all'ingresso di questo tratto nuovo per i piloti. Luca Inno lì davanti che si fa sempre molto vicino. Mamma, grande sovrasterzo anche per Andrea Longagnani. 3 secondi per l'età anche per Luca Flaminio, che si mette ancora più in difficoltà. Dovremo calcolare punto per punto. E Stem è arrivato in coda al trenino. Stem, non ricordo che vettura ha, la Renault. Sì, ok, anche la lui Renault. Li può giocarsela, quindi in ottica ecco, è fondamentale prendere le penalità. Lucaino è manca, che brutta linea la manca. Sì. Povero Emma. Ma allora la Ferrari dietro ha fatto la stessa linea di Emma. Luca Inno ha troppa direzione sull'anteriore, perché ha dovuto aprire la traiettoria 8 volte. E Emma Felix invece totale contrario, quindi grande difficoltà. Long è molto vicino a tenere play. Siamo sul dritto, siamo sul rettifilo principale, ci porta verso la staccata di curva 1 con D.R. Long, che riesce a prendersi la terza posizione, riesce a passare il primo tassello, poi entra di traverso in curva 1, riesce in un modo o nell'altro a chiudere il sorpasso. Eh sì. Tanto Stem è arrivato su Mr. Crive, però si prende 3 secondi di penalità, giustamente. Oh, ancora Long, no, questa volta non la tiene. Sesta coda per Andrea Longagnani, che finisce nella prateria. Si è perso? Ah, ecco, l'ha ritrovato, che non è rientrato, va bene. È rientrato ovviamente di traverso, sempre insomma, un po' di virgole. Lei lascia lì, quindi per la lotta per la vittoria il favorito, ecco, ci prova, ci prova. Inno. Dentro alla rina con una spallata nei confronti di Emma Felix riesce ad ottenere la prima posizione. Adesso però su di lui ci sono 3 secondi di penalità che deve riuscire a dare ad Emma Felix, che è dato, e invece Emma, no, eravamo un forte con Emma Felix allo sterzo, completamente tutto girato alla Aiden Hill, nonostante ciò va larghissimo. La Williams non può farla in pieno, no. La Aiden Hill. Insomma, il setup fisso credo ci stia portando diversi malumori da parte dei piloti, ce ne staranno dicendo di tutti i colori, però ci stiamo davvero divertendo tanto con Emma Felix. Intanto ho provato a farsi vedere a curva 1 nei confronti di Luca Inno. Crive ha provato su Daniele dall'esterno, ma non è andato, non è riuscito a concludere, ecco, la manovra di sorpasso. Provano a risalire anche di Erlong e di Legge. Sia Flaminio che di Legge hanno 3 secondi di penalità, quindi dovremmo seguirli in maniera particolarmente attenta. Errore di Emma Felix, un errore di Emma Felix, è andato lungo nel tratto essenzialmente che taglia, come detto, il circuito. Viene adesso sopravanzato da Mike Mai, che con una ruotata apre la traiettoria di Emma Felix. Si infila Flaminio, vediamo Flaminio subito anche nei confronti di Mike Mai, prova a bruciare entrambe le due Williams, riesce, sale in quinta posizione Luca Flaminio, che però anche lui ha 3 secondi di penalità. Si prova a rilanciare dentro Mike Mai, un nulla di fatto per il momento davanti a tutti. Luca Inno con un secondo e 3 di vantaggio nei confronti di Daniele Pei. Per il momento il vincitore del GP sarebbe Mr. Crive, che è stato buonino nei confronti di tutti gli altri. Esatto. Era abbastanza vicino a D.R. Long, però anche desistito nei confronti del compagno in Ferrari, almeno per le prime tornate, e si ritrova al momento in terza posizione ad un secondo e due, diciamo, dalla possibilità siamo di vincere il GP. Bandiera gialla, Emma Felix
che perde la posizione nei confronti di Arlong e che risale in settima. Credo che abbia sbagliato trazione dall'ultima volta. Sì, è improbabile. Crime molto vicino nei confronti di Daniele Play. Nello Snake, attenzione alle penalità. Ha frenato perché non prendere, per sì, non andare largo, non prendere la penalità. Sa che è essenziale per portare a casa questa vittoria. Ma Felix, anche lui 3 secondi. Altri 3, sì. Altri 3. Andiamo ad aiutarci per quanto riguarda le penalità. Sì, 9 secondi per Daniel Play. Questi me li ero persi. 6 per Tukumik, Emma Felix, mica mai. Di legge intanto va a sopravanzare Emma Felix. Ma c'è Long, prova che... a seguire Flaminio. C'è Long che non ha preso penalità dopo la sbinnata. Esattamente. Ho votato strano sovrasterzo per Dilegge verso la Rina. Intanto con il meteo tramonto iniziamo ad avere dei riflessi sull'asfalto abbastanza particolari. Insomma, non può esaltare le linee delle vetture. Vedo molto bene Crivi. Adesso prenderà 3 secondi perché l'ho detto. Ecco fatto. No, insomma, se sta calmo, se riesce a rimanere sereno, nel mentre che Luca Flaminio. Flemin, intanto giro veloce. 12. E invece no, Long la Ferrari. Lo va a migliorare in 12.178 contro il 12.5, se non vado errato, per Flemin. Sì, esatto. Di nuovo Crive, molto vicino nei confronti di Daniele Play. Posso dirti che in prova a tempo, quello che ho provato io, con la Ferrari sono riuscito a fare 1, 10 e 2. La Renault 1, 11 e 5, quindi potrebbe fare molto di più Long. Altri 3 secondi di penalità per Luca Flaminio, per Luigi Di Legge, pardon, ed un titolo, un uovo di Pasqua che si mette sempre di più in direzione Lanciano con Luca Flaminio che sta mettendo nel mirino Sdem. Non ricordo quanti punti di differenza ci sono tra la prima e la quinta posizione, perché non escluderei Lupaino. 9 punti tra la prima e la quinta. Sistema punti a 25, 22, 20, 18, 16. Intanto Crive nei confronti di Daniel Play si accorge che Luca Inno sta tentando di scappare. Allora riesce ad ottenere la seconda piazza, Mr. Crive. Oh, però tamponato da Daniel Play. Perde completamente i riferimenti. Sì. Nato molto lungo. Allora di ciò ringrazio ancora di più. Ringrazieranno tra pochissimo Sdem e Flaminio, poiché sarà una preda facile in queste ultime 5 tornate. Luca Inno, una. Daniel Play che tra l'altro è già dietro. Luca Inno pure. Penalità. E quindi per Crive deve stare calmo, altrimenti si mangerà non solo le mani ma tutto il volante, la pedaliera. Stiamo altri 3 secondi di penalità, insomma ce lo aspettavamo, speriamo che solo i ragazzi non vengano squalificati. Ma Felix dove è finito? Dalla telecamera l'ho visto rientrare in una posizione un po' strana. Stiamo in lotta con Flaminio, ancora pagliati i due con Flaminio all'interno dell'arena. Riesce a dare quella traiettoria interna. Luca Inno è andato lunghissimo al numero della curva, non mi ricordo, quella prima anche della saltano Adenin. Quindi sì, ma Felix 12 secondi di penalità, sono di penalità davvero poco educati in questo circuito. Flaminio anche su Daniel Pei, terza posizione. Sì. Vabbè, 3 secondi di penalità, 4 giri alla fine. Di Erlong intanto fa la migliore tornata, la migliore prestazione. Sdem dall'esterno prova a replicare. Crive ha passato Luca Inno in curva 1. Mannaggia, me l'ho perso. Intanto Sdem è riuscito a chiudere la manovra nei confronti di Daniel Play, che entra appaiato con Mike Mai che invece parzializza. Daniel Play è un pesantissimo dando all'ala, come vedete sulla destra non c'è più la paratia laterale, quindi Mike Mai per il momento costretto a seguire il pilota della Renault, che soffre davvero tanto in questo tratto del circuito. Mica mai si lancia subito nel tornantino che porta verso il T2, però Daniele dall'esterno resiste ancora bene. E lì davanti particolare... Crive. Sì. No, dicevo, particolare la marcia con cui Mica mai è uscito dalla variante che porta sul rettilineo. L'ha fatta in terza, quando penso per evitare che la macchina scodasse in uscita, perché di solito si imposta di prima, massimo di secondo. E allora va a chiudere per la prima volta in vetta a una gara, almeno in questa edizione della Easter Egg Race, un giro Marco Crivellaro.
al comando con un secondo e uno di vantaggio nei confronti di Luca. No, errore in trazione di Marco Crivellaro. Insomma, avevamo la telecamera sull'anteriore, però ce ne siamo accorti, soprattutto da quanto si è sentito l'attrito delle gomme posteriori. E quindi Crive si riespone un po' un attacco da parte di Lucaino. Lucaino che però ha 6 secondi di penalità, 3 invece sono per Flaminio. Hanno tutti penalità, tranne Marco Crivellaro. Quello che ne ha di meno, dopo Marco che ovviamente ne ha 0, sono Flaminio e Dierlong che ne hanno 3 di secondi di Eh sì. penalità. Beh, come ci aspettavamo, è a vista Sì. difficilissima. Ma anche perché non si è abituato a fare quella svolta all'interno dello snake iniziale. Intanto, Ma sì, beh, Felix ma è con Felix, questa sì. Williams, sì, poi si ritira volontariamente tramite il tasto option. Con questa Williams ha avuto davvero tante tante difficoltà. Vado a cercare chi è il primo con la Mica Williams. mai. Mike Mine, quinta piazza con 9 secondi di penalità, però sarebbe dietro quindi a Long e Dileggio, sarebbe in settima posizione. Diciamo che non è stata una grandissima scelta usare la Williams qui, però. Potevano giocarsela meglio, sì. Mike che tra l'altro viene attaccato in questo momento da Andrea Lugagnani. Dialog che va dentro in curva 1, sfrutta la potenza del motore Ferrari, sale, torna in quinta piazza. Se riesce a prendere 2 decimini è davanti a Stemma, perché Stemma ha 3 secondi di penalità in più, anche di Lecce. Se prende tanti secondi di penalità di Lecce è segno che la pista è davvero terribile, infame per quanto riguarda i track limits. Eh sì, pista più macchina Sì, uguale disastro. anche non aiuta. E quindi particolari complimenti per come si è comportato finora Crive. Insomma, ci stiamo concentrando troppo su Marco, però tra pochissimo esploderà qualcosa. Però ecco, finora si è comportato davvero bene. Di Lecce Di legge su dall'esterno mica mai su di legge, sono in battaglia. è davvero troppa la strada più che hanno cercato di fare Di Lecce dall'esterno nei confronti di Mike Mine. Poi un incrocio di traiettorie, e specialmente è Vabbè. che Mike Mine più di così non può girare, quindi Esatto, però ci devo riprova pronunciare mica qui. mai a Ma riprodursi all'interno dei bilanci, che è andato larghissimo, credo, per rispettare. mica mai l'ha fatto rientrare. Ah, ok. Allora, bravi, Sì, Daniele, si è poi l'ultima spostato sulla curva. sinistra per dargli spazio per farlo rientrare in pista. Hanno fatto la retta, cioè, meglio dire, ci ha fatto la direttore IndyCar. E Big Mac ci riprova nei confronti di Lecce con la velocità della Williams. Costretto, si ritrova di nuovo dietro dopo aver fatto tutta questa fatica. Luigi Di Lecce per sopravanzare la Williams BMW di Mike Mine. Si ritrova di nuovo in settima piazza. Sfida per la posizione, poiché hanno entrambi 9 secondi di penalità. Credo abbia davvero troppa direzionalità la Renault nel Sì. guidato. L'ho visto da questa telecamera nello Snake. Si vedevano da fuori le correzioni che ha dovuto fare. Ah, proprio la Williams che non gira, è solo velocità. Ma lo stesso succedeva a Silverstone. Dentro Tutte le Luigi, curve intanto di all'arena percorrenza, riesce questa volta dall'interno. deve fare parzializzando il gas perché non sta dentro. Ah, ma quasi nessuno. Ti credo per carità, però dove stava Felix? Massimo dell'angolo di sterzo, nonostante ciò andare largo e sta parzializzando, io, ma terribile. Tanto sotto sterzo, ma per esempio, curva 1 a Silverstone, Ferrari e Renault la fanno in pieno, la Williams in pieno in settima, la Williams la devi fare di sesta parzializzando. Tanto Flaminio lotta in pista per la posizione. Luca Flaminio sarebbe già in prima posizione, in seconda posizione nei confronti di Lucaino. Nonostante ciò, prova ad ottenerla in pista questa posizione più avanzata, questo secondo gradino del podio. Crive intanto nell'ultima tornata sta per entrare nell'ultimo settore del circuito di Austin, nel suo layout breve, che ci ha regalato davvero tantissime penalità, forse anche troppe, però anche diversi sorpassi con il miscelarsi dei gettoni per utilizzare una determinata vettura. Ne ha approfittato quindi Marco Crivellaro, che era partito dal Bahrain con la Renault, la Williams BMW a Silverstone, poi concretizza questa
vittoria con la Ferrari. Va dentro ora all'ultima curva e vince gara 3 dell'Istrag Race 2021. Mr. Crab, Marco Crivellaro, seconda posizione per Luca Flaminio a causa delle penalità di Luca Ino, che per il momento è sul terzo gradino del podio, dovrebbe restare lì perché Longa è lontano, esattamente. Chiude quarto Andrea Longagnani, quinto Stem, poi attendiamo l'arrivo da parte di Lecce, Michele Mai, Tugumic e Daniele Play, con i piloti che arrivano vicini ma separati da diverse, troppe penalità con Luca Flaminio, e quindi non fa quel 3-2-1 della quale avevamo parlato in precedenza, ovvero terzo posto in Bahrain, seconda Silverstone, di nuovo secondo, di nuovo driver of the day, visto che si partiva essendo arrivato sempre a podio, ovviamente poi con la griglia invertita, qui scattava dalla penultima posizione, dalla nona, non ha avuto il successo in pista, ma credo, poi andremo a fare le varie classifiche sul sito www.formulatrentin.com, quasi sicuramente avrà ottenuto il successo finale, visto che poi non ci sono penalità, giri richiesti questa sera, credo tutto, no, no, ritirata la licenza, date via perché non era facciamo facile, volentieri però, a meno. La bellezza del format, sì, ma la bellezza del format è l'indecisione, c'è cioè nella scelta dei piloti, quale vettura usare in quale pista. Siamo stati un po' sfortunati che stasera in medio non ci ha dato la pioggia, però siamo è stato divertente vedere la Williams qui con la pioggia. Non credo sarebbero arrivati, ecco, i piloti che investi Williams. È stato un po' un peccato, ecco, giusto avere quei piloti a ranghi limitati, però ecco, a livello organizzativo è stato davvero fatto tutto in 4 e 4-8, quindi ringraziamo i 10 che si sono resi disponibili. Salutiamo anche Matthew, che ha dovuto rinunciare proprio all'ultimo, e il buon Ernesto, che anche lui era pronto della partita, l'abbiamo sentito sul versante tecnico darci davvero diverse delizie, diverse chicche per quanto riguardava il lato prettamente di guida della vettura, il lato tecnico, ecco, quindi grazie Ernesto per aver reso questa serata, aver dato un senso tecnico alla sera, se no sarei stato io che sparavo cose a caso. Non sono potuto stare in vista, però appena ho dato il mio al commento. Molto bene, ancora una volta un piccolo break, vediamo se riusciamo a recuperare i primi tre classificati per due rapide battute, diciamo gli auguri pasquali. Eccoci quindi tornati in questo post-gara, le intervie sono i primi tre classificati delle tre gare che hanno caratterizzato la Easter Egg Race edizione 2021 a bordo delle vetture. La Ferrari, che stiamo vedendo tra pochissimo, eccola qui, la Ferrari F2004, la Williams del 2003 FW25, FW25 e la Renault R26. Gara 1 vinta da parte di Stem, proprio con la Ferrari in quella del Bahrain. Simo, un po' magari racconto i primi a primo impatto anche la pista del Bahrain, come ti è sembrata in quel layout breve, soprattutto poi due parole, ecco, random sull'evento, un augurio pasquale in generale. Beh, allora intanto sono felice di aver vinto almeno quella gara, almeno una piccola gioia di quest'anno me la sono portata a casa, però diciamo mi sono divertito un sacco e poi niente. Per quanto riguarda il periodo pasquale, auguro una buona Pasqua a tutti, che riusciamo a risolvere questo problema che sta andando da mesi, però che comunque queste gare, diciamo, ci fanno un po' divertire tutti quanti, ci tirano un po' sul morale, per il resto. Molto bene, grazie mille. Seconda posizione in quel del Bahrain, sempre a bordo della Ferrari per Luca Inno, l'abbiamo visto più volte Formula Open con la Formula 2, si è dilettato bene anche in questa serata. Luca, come ti sei trovato? Anche con le piste un po' particolari, ecco. No, mi sono trovato bene soprattutto appunto per piste nuove, ecco, difficile che solitamente corra in quelle piste, quindi mi sono divertito. Poi anche autoclassiche che provo raramente, quindi ecco, una buona serata in compagnia per passare un po' di tempo in questo periodo abbastanza bruttino, ecco, diciamo, per tutti. Molto e poi bene. Per la Pasqua auguri a tutti, ovviamente, per il periodo pasquale. Grazie mille. Terzo in quel del Bahrain, esponente Williams, Luca Flaminio, che tra l'altro, ecco, spoiler, è anche stato il vincitore finale, lo diciamo nel corso delle ultime tornate in quella di Austin di questa Easter Egg Race. Luca, due parole sulla Williams, il logo BMW sul volante era bellissimo, dai, no?
Beh, ma questi sono dei grandi classici. Williams, che tra l'altro era molto fedele a quello che si vedeva anche, diciamo, televisivamente. C'è una macchina programmata per essere un missile terra-aria sul dritto col motorone BMW. A livello di guidabilità mancava qualcosina. Diciamo che sarebbe stato bello il confronto con la Ferrari 2003, ma insomma, ho dei dubbi che con la Ferrari 2003 le cose sarebbero cambiate molto. Il confronto era con la 2004, però era davvero notevole. Però bello, bello, belle da guidare e soprattutto belle da sentire per uno come me che è nato con quei motori, per uno che ha iniziato a seguire la Formula 1 a cavallo fra il 97 e il 98, tornare a cavallo alle vetture non solo che hanno gareggiato nell'era d'oro Ferrari, ma nell'era in cui ho davvero iniziato a coltivare in tutto e per tutto la passione per la Formula 1, è sempre un colpo all'anima perché sei abituato a vederle in vecchi giochi, a volte a rispolverare la PlayStation 1, la PlayStation 2, per ritrovare le edizioni di Formula 1 uscite in quegli anni e qui te le ritrovi su, insomma, a disposizione, è sempre fighissimo, figherrimo. Ti senti canadese? Ecco, sei il canadese della Williams oppure... Qua ci vorrebbe un'altra citazione colta, rombo dei motori 700 cavalli veramente assordante che piaceva all'ex Manuel 996 che stava da noi. No, mi sento. Ha colpito Michael Schumacher! Grazie mille per aver svegliato un ricordo. Con la grafica inquadriamo la Renault, però con le voci invece andiamo da Luigi Di Legge, terzo classificato del finale. Tra l'altro, classifica con Flaminio 64, Lucaino 56, Di Legge 55, Crive 54 e Stem 52. Questa quindi la top 5, se non vado errato, Ernesto? Oppure era Crive Stem 52? Crive e Stram, entrambi 52, Ok, nello che scrivere hanno rapido fatto mi gli ero stessi perso. risultati. Oh. Molto bene, con la voce quindi andiamo dal buon Luigi Di Legge, vincitore in quel di Silverstone, insomma un po' un finale ad Austin. Ecco, Luigi, tu anche se vuoi dirci due parole su Austin, un po' cartodromo il tratto breve del tracciato, però ecco, in generale la serata come ti sei trovato? Buonasera a tutti e buona Pasqua a tutti. Bene, dai, no, era un'occasione come un'altra per rispolverare un attimino le vetture classiche perché di solito stanno sempre lì ferme, nessuno le usa mai, quindi insomma era una buona occasione per riportarle in pista con quei suoni che insomma ricordiamo bene tutti quanti perché bene o male siamo cresciuti tutti quanti nel periodo dei V10 e dei V8. No, belle gare, divertenti perché comunque c'è stata tanta attività in pista, quindi comunque abbiamo avuto il nostro bel da fare. E le piste comunque erano abbastanza strette, quindi sì, molto cartodromi. Programmata la curva, dovevi subito pensare a quella che arrivava subito dopo, immediatamente dopo, quindi sembrava di stare al Misanino, diciamo, a una pista proprio da kart. Però dai, alla fine è stato divertente. Penso sia stato anche abbastanza spettacolare perché al di là di quello che si diceva, insomma, di sorpassi ce ne sono stati. Quindi dai, è stata anche un'occasione come un'altra per fare qualche chilometro in più, visto che in Master abbiamo il periodo di pausa. Molto bene, grazie mille. Io li avevo invitati, però non ho visto che sono entrati Crive e mica mai in party, quindi non sento Però voci, nessuno si alza, non nel c'è. frattempo dico una cosa, che questi giovanotti sono abituati bene con l'era vincente Ferrari. Io mi sono visto Troppo pure bene. l'era, io mi sono visto pure l'era dei V12 dove la Ferrari prendeva solo schiaffi. Io mi sono visto Il 95 era un buon anno. A metà stagione a Hockenheim nel 95 la Ferrari era prima nel costruttori. Quindi, Esatto. e E poi ricordiamo successe. la grande citazione di Autosprint che dopo i test di Schumacher a inizio fine 95, inizio 96, ma allora andava Schumacher ovviamente. Ah, con la Sì, Ferrari perché abbiamo Schumacher provò la vissuto. Ferrari del 95 e E abbassò di 2 disse, sì. secondi il record di Fiorano e disse che andava la macchina, Sì, erano disse se non la enormi. avete fatta non vincere il mondiale con questa macchina, perché lui veniva dalla macchina campione del mondo. Capper possibile. Esatto. E lì si capì che c'era il genio Schumacher che faceva andare qualsiasi tipo di vettura. Sì. Là, Molto. mi sblocchi dei ricordi qua andremmo a fare salotto per tutta la sera, ma mi sblocchi proprio i ricordi di quando ero ragazzino, insomma, 10 anni, 12 anni, 13 anni, che proprio stravedevo
Dopo qualche piccola difficoltà tecnica andiamo in chiusura con questa edizione dell'Easter Egg Race 2021, tre gare davvero belle, divertenti e vibranti che non so quando vedrete, testeremo qualcosina su Twitch con la modalità replica anche per sperimentare un po', insomma, capire un po' meglio che noi come funziona il tutto e invece sicuramente con la premiere su YouTube, quindi salutiamo anche tutta la chat con la quale non abbiamo potuto interagire vista la differita, però vi salutiamo, vedremo, cercheremo di essere con voi mentre che seguirete questa edizione con la Easter Egg Race sui vari social. A proposito di social, io vi rimando come sempre alla nostra pagina Instagram ed il gruppo Telegram, il canale Telegram, Formula Italiana Team Official Channel, per non perdere tutti i risultati, i link diretti ai risultati, per essere un po' più smart, un po' più rapidi sul sapere come è andata una determinata gara. Ovviamente tutto quanto pubblicato sul sito www.formulaitalianateam.com.it, pardon. Siamo definitivamente in conclusione, io ringrazio quindi Ernesto per essere stato qui con me in questa serata, grazie Ernesto, buonanotte. Grazie a te, Raffaele, buonanotte a tutti e buona Pasqua a tutti. E stringete i Ovviamente denti. sì. Dai, dai, dai. Un ringraziamento molto caloroso a tutti i piloti che sono stati in pista questa sera, in particolare a Luca Flaminio, vincitore di questa edizione, grazie Luca, poi chiederò Aspetto coordinate, l'uovo. arriva. Ma non stavi a dieta. No, ma io faccio l'assaggio dell'uovo, il resto lo lascio. Ok. Faccio la foto, faccio l'assaggio e dopo non lo mangio, che già ho fatto uno sgarro stasera, quindi. Anzi, contiamo di prossima settimana, nei prossimi 7 giorni, di far scendere la bilancia sotto le 3 cifre, quindi forza e coraggio. Un ringraziamento anche a Luigi Di Legge, che non so se ci sente ancora. Sì, Grazie Luigi, ci sto, buonanotte. grazie a voi, buona Pasqua a tutti. Vale lo stesso a Luca Inno, grazie Luca. E Grazie a voi, buona Pasqua. da Simone Fracchiolla, grazie Stem. Che ci ha abbandonato. Ah, cioè, grazie comunque, come detto, grazie a tutti i ragazzi che sono stati della partita questa sera. Anche da parte di Raffaelli, per voi Roshi, una buona Pasqua, tante buone feste, state sereni, soprattutto perché ci vuole. E poi ci rivedremo la prossima. Oddio, in base a quando vedrete questo video, non lo so. Nel dubbio, il 2 No. aprile noi saremo sempre qui in pista. Vedremo a livello di organizzazione dove saremo live in una sfida amichevole insieme ai Territorio F1 versus Fit. Mettiamola così, però con l'auto multigiocatore del 2020, ovviamente. Sempre nelle layout brevi, quindi Bahrain con la doppia zona di DRS. DRS sarà molto divertente. Poi Austin, come detto da Luigi, un bel misanino. Quindi vedremo quel che sarà con quelle vetture così grandi. Quindi, come detto, Ma ci anche da passano? speriamo. No, tu tira dritto e vedi dove passa. Come detto, anche da parte di Raffaellelli. Quindi, buonanotte. E mi raccomando, non a presto, solo se fitte non è live. Ciao a tutti. A te. Buona Pasqua.